Ben ritrovati carissimi amici di Ad Maiora, ben ritrovati qui con me, io sono sempre Sara come ormai sapete e oggi appunto vi invito a un nuovo appuntamento con questa rubrica, se così vogliamo definirla, o playlist, se magari per ragioni tecniche vi è più semplice questa definizione per poter seguire appunto i video precedenti e quelli che arriveranno successivamente. Si tratta appunto di questo progetto che, come dico sempre, mi onora e mi rende grata, che unisce il mio canale Ad Maiora con l'Università di Lincoln in Gran Bretagna, l'University of Lincoln, e in modo particolare la IBCC Digital Archive, quindi International Bomber Command Center Digital Archive. Come vi raccontavo appunto nei miei video precedenti, sono stata veramente onorata ed entusiasta appunto di ricevere questa proposta da parte dello staff del Digital Archive, e cioè quella di aiutarli a far conoscere, a raccontare, a pubblicare quelle che sono le testimonianze, le poesie, gli scritti degli uomini, delle donne che hanno servito, appunto nella RAF e in modo particolare nel Bomber Command durante la Seconda Guerra Mondiale, e quindi contestualmente quelli che sono stati appunto i bombardamenti alleati. Ora, oggi in modo particolare, attraverso, quindi grazie alle testimonianze, alle parole e agli scritti che ci ha lasciato appunto un uomo che ha vissuto appunto in prima persona in modo molto forte quel periodo e quell'esperienza, vorrei appunto cogliere l'occasione per sottolineare, per accendere un po' una luce su una figura, un ruolo di cui spesso si parla veramente molto poco. Quando noi parliamo di aviazione, parliamo di aeronautica, parliamo di tutto ciò che attiene la sfera militare riguardante il volo, per così dire, la prima figura che ci viene in mente, a cui pensiamo, è quella del pilota. È naturale che sia così, fa parte in qualche maniera di una retorica che ci è arrivata, che leggiamo, che sentiamo, guardiamo quando appunto vediamo film riguardanti queste tematiche. E il pilota in sé va a stimolare un po' la fantasia delle persone, un po' perché l'uomo ha sempre avuto questa attitudine al volo e il pilota in qualche maniera va ad incarnarla. Un po' anche perché la unisce, cioè quindi questa capacità appunto di volare viene unita al mito del guerriero, che invece è estremamente ancestrale, è una cosa assolutamente che rimanda agli archetipi più profondi dell'animo umano. Quindi questa sorta di unione tra queste due sfere, quindi l'attitudine al volo da una parte e il mito del guerriero dall'altro, ha creato questa sorta di figura prometeica che ha sempre esercitato un grandissimo fascino un pochino su tutte le generazioni, insomma, da quando la figura del pilota esiste fino ad oggi e probabilmente in futuro. Quello a cui non si pensa spesso, non ci si ferma spesso a pensare, è il fatto che c'è un mondo intorno, chiaramente, ai piloti, un mondo di figure, di uomini, di donne, naturalmente, che lavorano, che hanno lavorato, che hanno rischiato altrettanto, forse in alcuni casi anche di più, che hanno, che sono addestrati, che hanno capacità, che hanno sviluppato appunto delle grandissime abilità, e senza queste persone chiaramente il pilota da solo nulla potrebbe. Oggi andiamo a vedere appunto una di queste figure, che è quella del mitragliere. Il mitragliere, chiaramente parlando del Bomber Command, era una figura centrale sostanzialmente, però oggi noi non ci pensiamo tanto spesso. Pensiamo al pilota, raramente pensiamo al mitragliere, magari al mitragliere di coda. Ci capita magari davanti agli occhi quell'immagine, quella fotografia con appunto l'aereo, con la mitragliatrice di coda in qualche modo distrutta, e per un attimo pensiamo all'uomo che magari stava dietro quella mitragliatrice. Però finisce lì, non ci viene di pensare a quanto in realtà ci sia dietro la storia, l'addestramento, la carriera, il percorso, il pensiero di
appunto queste persone, di questi uomini. Oggi andremo proprio a parlare della vita di uno di loro, e sto parlando del sergente Charlie Derby, che tra l'altro ha rilasciato una lunghissima e dettagliata, veramente precisa, ricca di testimonianze, intervista, che appunto è reperibile proprio sul sito dell'IBCC Digital Archive, e lui ci parla appunto della sua vita, della sua vita come rear gunner, può essere particolarmente interessante anche il fatto di pensare che questi mitraglieri appunto di coda venivano definiti con un idioma in particolare abbastanza singolare, che oggi viene tuttora utilizzato nel British English in senso lato, assolutamente anche traslato, con un'accezione un po' particolare. Infatti venivano definiti Tail End Charlies. E questo Tail End Charlie anche oggi viene utilizzato con una sfumatura un po' diversa, come ad intendere qualcuno che chiude un gruppo, una sorta di retroguardia, e quindi con un'accezione anche di pericolo, indubbiamente anche un po' di solitudine. E questo era il ruolo appunto del sergente Charlie Derby. Lui appunto ha combattuto come mitragliere di coda, lui si è unito alla RAF, alla Royal Air Force, nel settembre del 1943, e poi ha combattuto, come dicevo, come air gunner dal 22 gennaio del 1944 al 16 gennaio del 1945, quindi sostanzialmente quasi per un anno. È stato assegnato alla RAF Castle Kennedy e poi alla RAF Driffield, e ha combattuto, ha volato principalmente su aerei Ensigns, Wellingtons e Halifaxes MK2 and 3. Ha preso parte sostanzialmente a 30 operazioni, sia diurne che notturne, volando appunto su Belgio, Francia, Germania, Olanda. Poi lui ci racconta nell'intervista veramente di moltissimi episodi che riguardano sia la sua fase di addestramento, sia appunto le fasi del combattimento, sia la sua vita dopo la conclusione sostanzialmente della guerra. Ed è molto interessante anche appunto scoprire quanto complessa fosse anche tutta quella parte di addestramento, fosse questo ruolo appunto che aveva il mitragliere, che non si limitava semplicemente a mirare e sparare, ma c'era tutta una serie, c'è tutta una conoscenza naturalmente, una capacità di discernere le situazioni in cui era opportuno o non opportuno magari andare a rilevare la propria posizione, l'utilizzo dei codici, del codice Morse, l'aiuto, il supporto che veniva fornito al navigatore e al pilota, tutti quanti aspetti fondamentali che vengono spesso enfatizzati poco, che invece sono centrali, che possono appunto segnare il successo o il fallimento di un'operazione. Quando Charlie Derby è nato nel 1924 e ha ricevuto una normale educazione. La cosa che può essere interessante quando appunto leggiamo la sua intervista è scoprire perché in realtà lui si sia arruolato nella RAF. Vi leggo le sue parole. I was directed labor a government scheme that you had to fall in line with. If you didn't, there were two other choices, down the mines or prison. Quindi sostanzialmente dopo la scuola, in buona sostanza, si doveva rientrare all'interno di uno schema governativo. Okay. Se questo non veniva fatto, c'erano solo due alternative, le miniere o la prigione. Due alternative decisamente molto poco allettanti. E quindi per un periodo di 18 mesi lui lavorerà nello smantellamento di quelli che lui definisce i Churchill's Tanks, quindi i carri armati appunto di Churchill, un lavoro che lui ha detestato, e poi ha deciso appunto di arruolarsi appunto nella RAF. E è stato appunto, come dicevo, addestrato come gunner, quindi è stato addestrato proprio come mitragliatore, e inizialmente ha ricevuto un addestramento sostanzialmente generico, generale, che lui
definisce quando gli viene chiesto in modo particolare, fondato sulla disciplina e sul marciare. E poi chiaramente si è andato nello specifico di quello che era l'addestramento riguardante il mitragliere e che riguardava logicamente l'arma da fuoco, i bersagli, ma anche, come dicevo prima, i codici, anche come dicevo prima, come gestire le situazioni in cui chiaramente traccianti potevano in qualche modo andare a segnalare la presenza del velivolo in quel caso, e quindi forse era meglio in realtà scegliere di non sparare piuttosto che di farlo. Quindi insomma tutta una serie di decisioni di estrema responsabilità che segnavano proprio le sorti poi sostanzialmente dell'intero equipaggio. E equipaggio che tra l'altro lui ci descrive come formato, assemblato in modo quasi casuale, si erano trovati lì sull'erba, in qualche modo si erano avvicinati gli uni agli altri e così era stato formato l'equipaggio: un pilota, navigatore, il gunner, naturalmente un ingegnere, e così si andavano a formare appunto gli equipaggi. Lui appunto, come dicevo, ha lavorato di coda e ha parlato molto di come fosse fondamentale poi sostanzialmente l'attività, al di là dell'attività appunto di sparare poi fisicamente, l'attività di supporto appunto al navigatore e al pilota. Come dicevo prima, ha preso parte a 30 operazioni, 15 di giorno, 15 di notte, e lui ci dice, queste sono le sue parole: "At one stretch there I did 10 in 9 days. I think it was." Quindi ne ho fatte praticamente 10 in 9 giorni, ho preso parte a 10 operazioni in 9 giorni, quindi pensiamo anche al carico enorme di stress, naturalmente, oltre che sicuramente di fatica, di sforzo e quant'altro, ma anche proprio di stress emotivo. Quando gli è stato chiesto appunto durante l'intervista a cui facevo riferimento come si sentisse la crew, quindi l'equipaggio, in relazione appunto a questi ride, lui risponde così, ci dice: "Well, about the same as me, I think. Such dedication, this is what went through all air crew as well. You know, you had to do that to survive." Quindi questo ci dice, cioè più o meno ci sentivamo tutti allo stesso modo, ok? Quindi anche il resto dell'equipaggio si sentiva come mi sentivo io. Bisognava farlo, bisognava passare attraverso questa cosa, bisognava farlo per sopravvivere. Quindi viene visto proprio come fosse quasi un lavoro che in qualche modo bisognava portare a termine per vivere, per sopravvivere, quasi una sorta di necessità. E gli viene chiesto come passasse il suo tempo libero, segnato da questi pasti di uova e bacon, e lui dice che il tempo libero lo passava sostanzialmente a scrivere a Barbara, ok, naturalmente, e la sua dimestichezza con la scrittura chiaramente la troviamo proprio nelle righe, nei versi che poi io vi vado a leggere tra 2 minuti, molto assolutamente si percepisce la sua dimestichezza, diciamo, con la scrittura, non soltanto come strumento, diciamo, di sfogo, come magari poteva essere un po' per la poesia che ho letto nel mio video precedente, Kaleidoscope, scritta da Bartlett, che era proprio un reale sfogo, quasi senza filtro, senza mediazione, mentre in questo caso si tratta effettivamente di una lingua, di una struttura in cui si trova proprio piacere e desiderio di andare a formare un pensiero attraverso la parola, che in quel contesto è decisamente un qualcosa di straordinario. Ultimo aspetto che volevo sottolineare riguardo appunto la sua storia, la sua biografia, però significativo perché in qualche modo universalizzabile, diciamo così, la fine della sua carriera, diciamo, come gunner, carriera attiva, diciamo, è arrivata in questo modo. Lui dice: "As we were going to be made redundant, they would issue us with a ground job, and that was it. So, as I told you earlier, we were just a person not needed." Quindi gli chiedono: "How did you feel about that?" E lui risponde: "Well, depressing."
Quindi sostanzialmente, cioè, a un certo punto siamo diventati ridondanti, siamo diventati sostanzialmente un esubero, per così dire, e quindi ci affidavano un lavoro a terra sostanzialmente, e quindi era finita così. E, come ti ho detto prima, eravamo soltanto qualcuno, una persona che non più necessaria, quindi eravamo appunto diventati superflui. Quando gli chiedono quindi questo come vi faceva sentire, depressi, era deprimente in qualche maniera. Quindi voglio dire, interessante insomma questa discrepanza tra questa affermazione che vorrei tenere in mente e nel momento in cui poi andiamo a leggere quello che lui pensava dell'effettivo lavoro, mettiamola così, dell'effettivo ruolo e di quella che era l'esperienza come gunner, come mitragliere. Che era tutt'altro che sostanzialmente tutt'altro che lieve, per così dire. E malgrado questo, per terribile, per drammatica, pesante, per certi versi inumana fosse l'attività che andava a svolgere, comunque il fatto di essere un esubero, il fatto di non essere necessario, era comunque un qualcosa che poi finiva per essere deprimente, perché comunque anche in un per drammatico che possa essere quello che viene fatto, ma che dà un senso in quel momento alla vita, nel momento in cui questo ci viene tolto, comunque viene tolto all'essere umano, quello che segue è comunque un senso di sconforto, quantomeno di vuoto in qualche maniera. Ora, prima di leggere quella che è stata una poesia, che è una poesia a mio parere veramente ricca di significato, scritta appunto da Derby, vorrei leggervi brevemente questa ode, Lode to an Air Gunner, quindi appunto lode a questo mitragliere, che è stata quasi certamente scritta dallo stesso Derby e che racconta così bene qual è stato il ruolo, qual era il ruolo sostanzialmente del mitragliere e l'orgoglio che questo ruolo portava con sé malgrado la mancanza di quel magari fascino, di quella luce che circondava l'immagine, come si diceva prima, un po' idealizzata del pilota. E questa ode dice così: If I must be straight rear gunner, then please God grant me grace that I may leave this station with a smile upon my face. I may have wished to be a pilot and Joe along with me, but if we were all pilots, what would the Air Force be? A pilot is only a chauffeur. And he's there to fly the plane. It's the gunner who does the fighting, though he may not get the fame. It takes a man to be a gunner, to sit out in the tail when the Messerschmitts come at you and the slugs fly like hail. But to we're in here, to win the war, and till the job is done, let's forget our personal feelings and get to work behind the gun. È estremamente interessante, credo che sia un'immagine veramente al neon di quello che poteva sentire, ok? Poteva vivere un mitragliere, chiaramente lui parla in questo momento non soltanto di se stesso, ma parla per tutti coloro che probabilmente condividevano un pochino lo stesso sentimento. E ci dice, se vuoi essere appunto un mitragliere di coda, allora, per favore, Dio, consentimi di avere la grazia di poter lasciare il mio posto con un sorriso sul viso, quindi non soffrire sostanzialmente, ma di poter lasciare in pace appunto la vita. Posso anche aver desiderato di diventare un pilota. Okay, quindi questo desiderio di base, probabilmente nell'immaginario collettivo anche in quel momento entrare a far parte della RAF significava essere un pilota, probabilmente sarà questo che amici, conoscenti, parenti si aspettavano, allora fai il pilota e magari anche Joe qui con me, altro amico mitragliere, Joe, classico nome che viene utilizzato quando si parla di una persona generica, ok? Semplicemente di un'altra persona, senza un nome specifico, un'identità specifica, ma semplicemente di un altro individuo.
Quindi io come lui, ok, tutti e due, noi mitraglieri, possiamo anche aver desiderato di diventare piloti, ma se fossimo tutti piloti, come farebbe, ok, l'Air Force, ok, come farebbe la RAF? Siamo tutti piloti, non si vince la guerra con solo i piloti, ok? Hanno bisogno di noi, come farebbero senza di noi? Quindi questa sorta di orgoglio, no? Del fatto di non essere magari queste figure così in qualche maniera pervase di fama e fascino, ma in realtà quelle che facevano il lavoro duro. Dice, un pilota è soltanto uno chauffeur. Ok, semplicemente, e questa è una definizione che ricorre, ok, tuttora esistono scherzi, esistono battute tra le varie forze militari, ok, rivolte appunto a piloti dell'aviazione, dell'aeronautica, ok, in cui si dice che sono praticamente soltanto, che danno uno strappo sostanzialmente a coloro che vanno a combattere, questa è la provocazione, no? E quindi il pilota è soltanto lì per guidare l'aeroplano, quasi neanche fosse solo un tassista. È il gunner, quindi il mitragliere, che effettivamente combatte, che porta avanti il combattimento. Anche se poi alla fine non riceve la fama, non riceve la gloria. E anche in questo caso c'è questa rivendicazione dell'orgoglio, della dignità, del ruolo appunto del mitragliere e come dicevo prima anche questo mito del guerriero con l'arma, no? Che è colui che veramente va in guerra, che veramente in qualche maniera si fregia appunto di onori. Infatti prosegue e in qualche modo attinge a quella... a quell'immaginario collettivo, no? del guerriero. It takes a man to be a gunner, serve un uomo per fare il mitragliere, implicitamente, meno per fare il pilota che semplicemente guida. Chiaramente è una provocazione, evidentemente. To sit out in the tail, quindi starsene là seduti fuori di coda. Mentre i Messerschmitt, che sono chiaramente aerei, i Messerschmitt Bf 109 aerei tedeschi, come at you, quindi arrivano verso di te, e gli slugs fly like hail, slugs sono i proiettili traccianti in modo particolare, è interessante come il termine slug in inglese significhi anche lumaca, no? Ma la lumaca lascia per l'appunto la traccia, la bava di lumaca lascia appunto la traccia, questa è la ragione insomma di questo termine gergale per intendere appunto i proiettili traccianti, quindi piovono come fosse grandine, identificando quindi l'aereo, quindi mettendo chi sta esposto di coda, voglio dire, in una posizione di estremo pericolo, di estrema vulnerabilità. Ma noi siamo qui per vincere la guerra, ci dice, e finché il lavoro non sarà fatto, dimentichiamoci i nostri pensieri personali e andiamo a lavorare dietro la nostra mitragliatrice, quindi insomma dietro la nostra arma. E quindi è un po' una, è vero, c'è sicuramente una sfumatura di sarcasmo, forse di rivendicazione, di in qualche modo lieve polemica, ma quello che conta più di tutto non è questo, cioè non è questo il messaggio finale, diciamo, ma il messaggio finale è quello di una dignità, di una riaffermazione di una dignità della loro funzione, del loro ruolo, delle loro persone, che è talmente grande da riuscire ad andare oltre a quelle che sono le diciamo gli aspetti della fama e quant'altro, per mettere al primo posto il dovere, ok? Anche al primo posto dell'immagine, anche diciamo di fronte, diciamo, quella che può essere l'immagine, la gloria personale e quant'altro, no? Quindi un senso profondo anche di abnegazione, di sacrificio, ok? Di generosità. Di generosità che lascia gli egoismi personali, ok? Che vengono da quelle che sono le uniformi, le immagini e quant'altro, e va a invece sostanzialmente al sodo di quella che è la battaglia, cioè di chi effettivamente fa il lavoro sporco. Questo è un po' il senso. E
chiaramente lui utilizza una specie di, una sorta di retorica della gloria, della guerra, che appartiene molto, tra l'altro, anche alla letteratura in generale, alla letteratura e alla poesia, che la poesia, la world poetry in genere. Pensiamo a Brooke. Siamo a Rupert Brooke, no? Lui chiaramente ci parlava di prima guerra mondiale, quindi chiaramente un contesto totalmente diverso, però nelle sue poesie, specialmente nel The Soldier, che è il soldato, che è stata utilizzata largamente proprio come propaganda per il reclutamento dei soldati per la prima guerra mondiale, lui utilizza una sorta di retorica molto simile a questa, in cui le immagini di gloria, ok, e questa specie di questa sorta di autoconvincimento riguardante appunto la gloria, riguardante la patria, riguardante il senso del dovere, riguardante il fatto di essere selfless, quindi in qualche modo di essere sufficientemente generosi da lasciare andare i propri egoismi per una causa più grande, sono proprio la base sostanzialmente di questa retorica di guerra, ma non necessariamente vuole avere scopo propagandistico, cioè per Brooke l'aveva, ma in questo caso è un darsi forza. In questo caso, per chi invece è già lì che combatte, non si tratta di una propaganda per reclutamento, di pubblicità, si tratta semplicemente di autocaricarsi in qualche maniera per darsi la forza, per convincersi, per in qualche modo andare a creare una sorta di effetto galvanizzante, no? Di effetto quasi catartico, di cui evidentemente l'essere umano ha largamente bisogno nel momento in cui va a affrontare un grandissimo pericolo. E cozza abbastanza questo con la poesia che ci lascia Derby, che è di una nitidezza incredibile, che rovescia completamente questa retorica della guerra, rovescia completamente, non voglio dire l'ode, perché come dicevo ha una funzione diversa l'ode, cioè la poesia è un qualcosa di più intimo, più personale, più in qualche maniera sentitamente diciamo oggettivo e spogliato, diciamo, della ridondanza, come dicevo prima, della retorica di guerra, mentre l'ode, chiaramente, come dicevo, aveva uno scopo di caricare in qualche maniera, no? Di enfatizzare quell'aspetto. Quindi diciamo che i due possono coesistere, sono in qualche modo complementari tra loro, però mostrano due aspetti completamente diversi. E sicuramente questa poesia che ora vi vado a leggere invece rovescia quella che invece era la propaganda di Brooke, a cui facevo riferimento prima, cioè il raggiungimento, questa sorta di missione, di holy mission, quindi questa missione quasi sacra che il soldato britannico aveva per ottenere una gloria infinita e anche nell'aldilà, anche in futuro e quant'altro. Apparentemente Derby, diciamo che stringe l'occhio a questa retorica, ma poi ci rendiamo conto di quanto la rovesci completamente. Vi leggo tutte e tre le strofe e poi le traduciamo e le commentiamo insieme. An AG stood at the pearly gates. His face was worn and old. He meekly asked the man of fate, "May I come into the fold?" "What have you done?" St. Peter asked, "to gain admission here." "I was tail and Charlie on a Halifax, sir, for the best part of the year." The pearly gates swung open wide as St. Peter rang the bell. "Come in," he said, "and welcome, lad. You've served your time in hell." Allora, analizziamo insieme questa poesia, prima la traduciamo, in realtà poi la commentiamo insieme, che vedete essere appunto costruita in tre strofe, caratterizzate da una rima sostanzialmente alternata, diciamo non del tutto regolare, ma sostanzialmente alternata, e ci dice: quando un AG, che è un assistant gunner, ok, quindi un mitragliere, un assistente mitragliere, stava sostanzialmente a the pearly gates, noi li definiremo, sono i cancelli pearly, naturalmente noi li definiremo magari i cancelli dorati, no? I cancelli del cielo, dove si trova San Pietro per lasciare entrare le anime, no? His face, quindi il viso del mitragliere evidentemente, era worn and old, quindi era in qualche modo segnato
e invecchiato e vecchio, quindi questo già ci fa capire la quanto consumi, ok, fare svolgere questa attività, ricoprire quel ruolo, ok? Anche per periodi brevi, perché poi ci dice che l'ha fatto per un anno, no? Sostanzialmente, quindi quanto faccia invecchiare il pericolo, la fatica, lo stress, la paura e tutto quello che comporta. Chemically asked man fate, quindi ha chiesto umilmente, no? Quindi comunque c'è questo senso di rispetto, no? Il guardiano del fato, che chiaramente è San Pietro. May I come into the fold? Posso entrare nel tuo gregge, quindi posso passare i cancelli del cielo, posso entrare in paradiso. E San Pietro ha chiesto: cosa hai fatto per sostanzialmente guadagnarti una missione qui in paradiso? E lui risponde: sono stato mitragliere appunto di coda, come dicevamo prima, Tail and Charlie, su un Halifax, signore, per gran parte, quasi per un anno. Cancelli quindi del cielo, i cancelli celesti, i cancelli dorati, come volete descrivere voi, si aprirono, si spalancarono, swung open wide. Mentre San Pietro appunto suonava la campana, come in, he said, and welcome lad. C'è anche un cambio totale di tono, cioè improvvisamente San Pietro non lo tratta più con un fare quasi di superiorità, ma come se fossero pari, come in modo quasi amichevole, cioè, vieni amico mio, ok, vieni dentro, amico, compagno, ok, lad. You served your time in hell, quindi hai già in qualche modo scontato, anche se usa proprio served, che significa servire, come servire presso un corpo militare, no? Però in questo senso possiamo definire, possiamo tradurre come hai scontato già il tuo tempo all'inferno, e il tempo che tu hai scontato all'inferno è quello che tu hai vissuto, che tu hai in qualche modo speso servendo appunto come mitragliere. Quindi sostanzialmente quella vita, la vita di mitragliere, è l'inferno. Ok? E quindi quella esaltazione della gloria di prima, dell'ode, non va in contrasto con questo, perché neanche prima ci diceva che in realtà era un'attività in qualche modo in cui, come invece spesso ci fa credere la retorica di guerra, in qualche modo edulcorata. No, lui semplicemente ci diceva: è un lavoro duro, ok, ma dobbiamo farlo per poter vincere la guerra. Ma quel lavoro duro è talmente duro, ok, ci viene detto ora, che è comparabile con l'inferno stesso. E quindi quella missione al cielo, al paradiso, non è più, ed è qui che si rovescia un pochino la retorica alla Brooke, per così dire, diciamo, per utilizzare lui come simbolo di quella che è la retorica di guerra, della poesia di guerra, si rovescia, perché non è più la missione al cielo, la missione al paradiso, il premio per il conseguimento, per aver portato a termine una missione sacra, ok? Ma è semplicemente il risultato di avere in fondo, come posso dire, scontato già la pena, la propria penitenza qui sulla terra. E quindi è una forma in qualche modo di così, di redenzione, per così dire. Non c'entra con quella, appunto, con quella retorica del soldato appunto che merita poi la pace celeste. Brooke ci scrive chiaramente nel Soldier: in hearts at peace under an English heaven. Cioè non è questo tipo di retorica, è un qualcosa di molto diverso. I peccati sono come già stati in qualche modo purgati qui sulla terra, perché qui era dove è il luogo dove effettivamente è stato vissuto l'inferno, e quindi quella era la penitenza reale, e ora è tempo di redenzione.
ok, è tempo finalmente di elezione, è tempo finalmente di pace, quindi è tempo finalmente di accedere alla pace celeste. E attenzione che ancora una volta, sebbene ci sia un riferimento talmente palese all'aspetto religioso, alla religione cristiana, però non esiste una connotazione del paradiso come opposizione, cioè nel senso di bene contro il male, ma piuttosto come una sorta di raggiungimento della pace, quindi della, come dicevo prima, della redenzione, della sostanzialmente del sì, di uno stato di finalmente di pacificazione dopo aver vissuto l'inferno in terra, che però non è il male, attenzione, quindi non c'è un bene contro male, ma c'è una situazione infernale in cui si scontano comunque le proprie pene al punto tale da poter poi accedere a una pace sostanzialmente finale, e quindi è diverso, non c'è comunque un giudizio etico, ok? È un po' diverso il processo qui. Ci ricorda un altro autore che viene spesso studiato in opposizione proprio a Rupert Brooke, che ho nominato prima. Sto parlando di Wilfred Owen. Owen, anche lui come Brooke, ha scritto durante la Prima Guerra Mondiale, quindi sostanzialmente il contesto è diverso, però queste dinamiche, diciamo, come posso dire, di valutazione della guerra come strumento di gloria da un lato oppure come luogo infernale dall'altro, bene o male erano sostanzialmente assimilabili. E infatti lui, Owen, ci descrive in una delle sue opere più famose, che è Dulcis et Decorum Est, ci descrive proprio l'inferno. Okay, lui ci descrive proprio lo scenario di guerra come inferno, di questi uomini che soffrivano, che accecati dal gas, che soffocavano, che erano feriti, zoppi, ciechi, che perdevano la ragione, poi in fondo la vita in modo orribile. E ci parla appunto di quanto quella propaganda, quella retorica della guerra è in realtà la grande bugia, come la definisce lui, no? La grande lie. Quella grande lie è che, come dice il titolo, dulcis et decorum est pro patria mori, quindi che è dolce e decoroso, ok, morire per la patria. Lui dice no, non è affatto così, ok? Chi muore in guerra muore in un inferno. Lui ci dice: my friend, you would not tell with such high zest the children ardent from some desperate glory the old lie, dulce decorum est pro patria mori. Quindi, amico mio, ascoltami, adesso che ti ho descritto quello che è la guerra davvero, forse non andrai a raccontare con tanto entusiasmo, con tanto zelo ai giovani che sono così ardenti dal desiderio di raggiungere una qualche gloria disperata, non andrai a raccontare la più grande e vecchia delle bugie, che è appunto dulcis et decorum est pro patria mori. E questi toni qua di Owen sono estremamente simili al tono di Derby, che diciamo non arriva a parlare di bugia, non arriva a parlarci del fatto che il combattere non sia qualcosa di cioè lui in qualche modo lo vede come qualcosa di necessario, come dicevo prima, come un lavoro infelice, drammatico, ma che va portato a termine per orgoglio, va portato a termine per senso del dovere, fino ad arrivare a dire, come dicevamo nell'intervista di prima, c'è stato un senso di depressione nel momento in cui non siamo stati più utili. Quindi comunque c'è questo forte senso di responsabilità dall'altro, ma al tempo stesso c'è anche questa connotazione senza assolutamente nessun tipo di filtro, senza nessuna difficoltà a dire le cose come stavano, un po' come ha fatto Owen, nel dire che appunto quel lavoro era necessario forse, ma questo non lo rendeva meno orribile, non lo rendeva meno inferno. Ok? E questi sono i tanti aspetti che, attenzione, non sono aspetti contraddittori, sono gli aspetti dell'animo umano.
di un animo umano che, come dicevo anche nei video precedenti, persone ordinarie di fronte a situazioni straordinarie, e quindi per forza di cose si trovano ad essere frammentate, si trovano ad essere da un lato terrorizzate, dall'altro lato hanno bisogno però di trovare coraggio, conforto, orgoglio in quello che fanno, però si rendono anche conto di essere all'inferno e quindi vivono in una situazione in cui alla fine il loro desiderio è la pace che ci sarà dopo questo inferno che stanno attraversando. Però magari nel momento in cui arriva un po' di pace, perché magari il loro lavoro lì è finito, comunque si trovano di fronte a una sorta di vuoto. E quell'enorme, roboante inferno che avevano dentro, che hanno avuto dentro per il tempo in cui hanno servito, lascia un silenzio, un vuoto che poi diventa difficile da riempire. Questa è la difficoltà proprio psicologica, emotiva dell'affrontare la guerra da parte dell'essere umano che si trova così piccolo di fronte a realtà enormi e che in qualche modo viene frammentato, come dicevamo la volta scorsa in Kaleidoscope, da questa realtà, no? Come se gli esplodesse dentro come una bomba, per l'appunto, e lasciasse tanti aspetti dell'animo umano, tutti necessari, perché è necessario trovare il coraggio, è necessario cercare la pace, è inevitabile trovarsi disperati, è inevitabile trovarsi vuoti e disorientati quando poi ci manca un qualcosa di così centrale per queste persone che hanno costituito tutta la vita, poi sostanzialmente in quel momento. E sono tutti aspetti inevitabili e umanissimi che messi insieme vanno a creare, appunto, come dicevamo la volta scorsa, un caleidoscopio che è appunto quello dell'animo umano di fronte a eventi così, così assolutamente complessi. E questo chiaramente riguarda tutte le figure che lavoravano in quest'ambito, non soltanto il pilota, il mitragliere, e poi ci sarebbero sicuramente tantissime altre figure di cui sarebbe giusto e legittimo parlare, che vanno consegnate alla storia con la dignità e con il rispetto che naturalmente hanno meritato. Io vi ringrazio per avermi seguito, spero che anche questo video sia stato di vostro interesse e ci vediamo presto con un nuovo scritto, un nuovo autore, un nuovo pezzettino di storia, per cui ringraziamo sempre l'IBCC Digital Archive dell'Università di Lincoln. Trovate naturalmente tutti i link in descrizione. Grazie ancora di cuore per essere stati con me, ci vediamo ancora molto presto su Ad Maiora. Un saluto!